Assessore Giuliani, siamo ormai a termine di una stagione estiva che ha visto il Comune di Foggia impegnato in varie manifestazioni. Normalmente si fanno i bilanci, ovviamente tante cose positive, magari qualcosa che poteva essere anche corretta o fatta meglio, e ovviamente tutte le manifestazioni hanno sempre qualcosa da migliorare, e soprattutto che si farà in futuro. Tempo di bilanci, sì, io sento di dire, non me ne voglia nessuno, non credo di essere presuntuosa, il bilancio è veramente molto attivo, sono stati 2 mesi e mezzo e di fatto continua ancora il Foggia Estate, adesso con il Festival degli Artisti di Strada il 5-6 settembre, quest'anno il Foggia Estate è cominciato a fine giugno, 2 mesi e mezzo dicevamo intensi, tanti spettacoli, tanta attenzione, tanta Foggia, tanti artisti foggiani ma anche tanti artisti di fama internazionale. Chiaramente l'auspicio è che sempre si possa far meglio e che per cui se ci sono state delle sbavature saranno sicuramente corrette. Da parte nostra c'è stato il massimo impegno, la massima attenzione, cercando di dare ogni sera nei limiti del possibile qualcosa di diverso a chi rimaneva in città, perché in città si rimane veramente per i motivi più disparati e non è giusto che la gente che resta a casa non abbia niente da fare o debba necessariamente andare fuori. Questa città ha dato tanto e le risposte sono state, a giudicare dai commenti della gente, risposte entusiaste, per cui faremo ancora molto, perché molto c'è da fare, ci prepariamo adesso alla nuova stagione teatrale, alla nuova stagione di jazz che ha visto veramente grande risposta da parte della città, poi ci sarà il Natale, ci saranno parecchie sorprese, noi ci stiamo già cominciando a lavorare, nonostante i 40 gradi che lei apprezza tanto, noi stiamo già cominciando a lavorare alla stagione invernale. Senta assessore, una domanda personalissima, che cosa le è piaciuto di più di quello che è stato realizzato? Che cosa mi è piaciuto di più? No, detto così, a me è piaciuta la fase, io devo dire la verità, io sono una privilegiata perché io ho la possibilità di toccare con mano l'entusiasmo di chi viene, di chi propone. Guardi, quest'anno abbiamo incontrato tantissimi giovani che avevano un desiderio, a parole loro, esibirsi nella propria città, forse perché poi mai nessuno è veramente profeta in patria, per cui la cosa che mi è piaciuta di più, i giovani foggiani che finalmente hanno avuto la possibilità, non i grandi nomi, per l'amor di Dio, hanno dato lustro alla città, siamo orgogliosissimi, però se chiede ad Anna Paola Giuliani quello che ha apprezzato di più, i giovani foggiani che hanno avuto la possibilità di esibirsi su un palco davanti a un pubblico, di venire a fare ciò che amano nella propria città, questa è la cosa più bella, la cosa che io conserverò più gelosamente di tutti.